Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per fare un altro classico dei gelati anni 70, 80, anche 60 secondo me. Il banana split. Come si fa? La banana split o il banana split, non lo so, il gelato, il banana split, vediamo. Allora, una banana bella matura, se volete potete anche ripassarla in padella con un po' di zucchero, ma io non lo farò. Brava. Poi, del gelato alla vaniglia, panna montata, di questa, non la panna vera, panna spray montata. Poi un buon topping al cioccolato, delle ciliegie candite, granella di nocciole e qualche goccia di cioccolato fondente. Iniziamo subito e vedrete che è semplice creare un bellissimo banana split. Innanzitutto prendiamo la nostra banana e dividiamola a metà nel senso della sua lunghezza. Certo, lo split se diviso. Ecco, vedi, così che sei bravo. E mettiamola così, una accanto all'altro. Questo servirà per dare il substrato al nostro gelato. Quindi prendiamo la nostra vaschettazza di gelato, prendiamo tre belle palline goduriose. Una. Wow. Due. Allora, c'è chi lo fa con qualche pallina al cioccolato, cioè due alla vaniglia e una al cioccolato. Io invece propendo per un unico gusto, non so perché. E tre. E voilà. Qui ci sono 50 gradi all'ombra, quindi devo sbrigarmi. E adesso su ogni pallina... Bellissimo! Un bel ciuffo di panna montata. Topping al cioccolato, una ciliegia candita. Potete essere molto veloci a fare. Se siete in Sicilia, sì. La granella, forza, veloce. Granella di nocciola. E voilà, il nostro banana split è pronto per essere gustato. Una bontà senza tempo. Bene, vi lasciamo le foto, mangiando la veloce che si sta sciogliendo. Ciao!